Ragazzi, benvenuti in questo video. Giochiamo contro Maximilian 76, scritto un po' male, dalla Serbia, e che ci gioca l'Aliekin. Ok, quindi qua il bianco può giocare sostanzialmente e5, cavallo c3, ma e5 dovrebbe essere la più diciamo ambiziosa. Dopodiché d4 o anche c4, insomma bianco può fare come al solito, può fare un po' tutto. E su d6, ok, c4 è la mossa più ambiziosa forse. Il cambio si può cambiare e il bianco ottiene un buon centro. Può anche giocare la variante dei quattro pedoni con f4. L'alternativa, diciamo tranquilla, è giocare cavallo f3 alla quarta mossa. Ok, non c'è molto da dire. Cavallo f3, l'idea è poter rimangiare in e5 col cavallo, avere un'ottima posizione avanzata per il cavallo in e5. Cavallo c6 sinceramente non l'ho mai vista, quindi iniziamo da ora a ragionare sul da farsi. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto cavallo c6 è stata giocare c4, cavallo b6 e poi d5, però qua c'è rimane e5 debole, quindi non è così banale confutare questa linea, forse male in generale. Ad esempio, presa adesso c4, cavallo b6, d5, cavallo e5, forse questa è non è male neanche questa per il bianco. Non saprei in realtà. Non saprei cosa pensare. Magari c'è qualche ordine di mosse particolarmente accurato, tipo alfiere c4, cavallo b6, alfiere b2. O cosette di questo tipo. Ok. Istintivamente gioco c4 e poi vediamo. C4 per sfruttare la posizione esposta del cavallo d5. Forse mi conviene veramente mangiare. E6 è interessante perché non può mangiare di alfiere. Deve mangiare di pedone, ma dubito di riuscire a sfruttare in tempi utili la debolezza di questa diagonale. Quindi non lo so, facciamo così e vediamo. Abbiamo già perso abbastanza tempo su questa decisione, probabilmente non troppo significativa. Quindi ora bisogna stare attenti perché alfiere g4 è una possibilità da evitare. Quindi ok, d5, giochiamo veloci, cavallo e5 e magari alfiere e2. Una mossa di questo tipo. Alfiere e2, cavallo e5, alfiere e2. C4 non è quasi mai in presa, fin tanto che il nero non arrocca, perché c'è questo scacco alla fine delle prese. Per esempio, cavallo e5, alfiere e2, presa. Mangio il primo cavallo. Tipo, mangio così, donna a4. E il bianco guadagna un pezzo, quindi questo pedone c4 è indirettamente difeso da questo scacco. Quindi alfiere g4 adesso non penso che sia un granché. Alfiere g4 posso mangiare qua. E ok, il nero perde un pedone, quindi non può materialmente. E se mangia qua ricordiamo sempre la stessa cosa. Quindi c6. Questo tentativo di rompere un po' il forte centro del bianco. Noi ce ne freghiamo, come al solito. Possiamo fregarcene, perché adesso questo scacco non c'è più, no? Quindi bisogna sempre tenere l'attenzione alta. Tipo arrocco, adesso forse può mangiare. Ma io mi fido perché anche dopo arrocco
Se mangia, perde un altro tempo in cui lui non ha sviluppato i pezzi e non ha fatto tante cose. Quindi, secondo me, rischia soltanto di prendersi tipo donna di due scacco. Questo scacco doppio, che non è mortale tanto quanto lo scacco in A4. Però, diciamo che il cavallo deve tornare in E5, mangio in E5. Minimo, minimo, recupero il pedone, ma forse c'era anche qualche altra possibilità divertente. Tant'è che lui non ha mangiato. Non ha mangiato. Però ora mi sa che inizia a essere impresa ufficialmente questo. Quindi cambiamo qua e giochiamo cavallo C3. Rassegniamoci a questa possibilità. Penso che il bianco stia comunque un filo meglio. Niente di clamoroso. Bisogna stare attenti a eventuali avanzate del nero sul lato di re o comunque al centro con F5, F4. Ma il centro del nero è comunque abbastanza mobile e bisogna stare attenti. Vabbè, qua mossa normale sarà arrocco. Io finirò lo sviluppo con alfiere 3 e poi ci pensiamo. Ok, è arrivato arrocco, è arrivato dopo un minuto e mezzo di riflessione. Sinceramente non so bene a cosa stesse pensando il nero. Magari aveva qualche opzione in mente, ma arrocco è una mossa facile, insomma. Alfiere 3, anche qua il bianco non è che ha molto a cui pensare. Alfiere 3 sta bene. Altre case per l'alfiere sembrano decisamente meno invitanti, quindi ce la teniamo. E qua forse c'è una scelta. Se rimangiare di pedone o di cavallo, prima scelta, ma anche C5 potrebbe essere interessante. Perché su C5... cavallo C4 forse? C5 inizia a ispirarmi meno perché c'è sia D4 che è un bel modo di giocare dinamico col nero. Ma anche cavallo C4 forse è abbastanza. Quindi scartiamo C5. Dopodiché valutiamo se cavallo per il cambio di questi cavalli mi avvantaggia in qualche modo. Secondo me no. Non particolarmente. Il mio cavallo forse è più forte del suo. Il suo è comunque una casa un po' strana in B6. E magari più avanti potrebbe essere anche un bersaglio per il mio pedone A. Che può portarsi fino in A5. Anche in A6. Così, a vedere la posizione, mi sembra che il bianco sia meglio posizionato per un attacco sul lato di donna, comunque per sviluppare le operazioni da questo lato, mentre il nero sia facilitato da quest'altro. Guardate, gli alfieri è proprio abbastanza evidente questa cosa. Quindi mangerò di pedone D, mangerò di pedone C, e questo pedone è un pedone passato. Ok, è un pedone isolato, ma è anche un pedone passato, quindi potrebbe rivelarsi sia un'arma molto forte se riuscisse ad esempio a giocare D6 più avanti, magari, che ne so, in qualche diciamo situazione favorevole. D6 sembra essere molto forte. Può essere considerata anche una debolezza perché non ci sono pedoni che lo possono difendere, però per ora mi sembra tutto sotto controllo. Non è facile per il nero imbastire un attacco su questo pedone. Però una considerazione da fare è che se facciamo sparire cavalli e alfieri, cioè se dovessimo cambiare tutti i pezzi, allora quella sarebbe la vera unica debolezza della posizione e riuscirei, cioè, e probabilmente il nero starebbe molto meglio e potrebbe organizzare i pezzi pesanti per attaccarlo per bene. Quindi bisogna evitare di cambiare i pezzi, ma non sembra una sfida irrealizzabile. Lui sta pensando da parecchio a questa mossa. Io penso che giocherei F5 al suo posto. O una mossa di questo tipo, magari re H8 per prepararla, giusto per non avere problemi
lungo questa diagonale. Però effettivamente la posizione non è semplice per lui. Cioè, più la guardo, più mi rendo conto che forse il bianco ha un buon margine. Anche perché su F5 forse posso anche fare una mossa di reazione al centro con F4. E fissa il pedone in F5, che blocca l'alfiere delle case chiare. Quindi alfiere F5, questa... Ok, una mossa normale, una mossa di sviluppo, che però va un po' a pestare i piedi a un suo eventuale piano di controllo del centro. Quindi non mi fa impazzire neanche questa, siccome ha speso parecchio tempo. È una mossa veloce, una mossa fastidiosa come A4. Nel caso lui rispondesse con A5, allora la posizione del cavallo in B6 risulterebbe... molto più labile dopo. Torre C8, ma torre C8 mi piace per niente. Mossa troppo lenta. Ah no, ok, vuole giocare su A5, cavallo C4. Però... per da 7. Non lo so, si stanno aggiungendo tanti piccoli temi nella posizione. Per esempio... adesso col fatto che si è indebolito a 7 mi viene in mente di giocare cavallo B5. Poi ci ricordiamo che il cavallo in B5 supporta anche D6. Possono esserci piani del genere. Non ora, perché perderai D5 probabilmente. Questo è troppo grave. Non possiamo permetterci di perdere il pedone centrale così a caso. E bisogna stare calmi un altro paio di mosse. Per esempio, proviamo a calcolare A5, cavallo C4, ora c'è un attaccante in meno, D5. Dopo posso scegliere se fare tipo donna B3, tanto se mangia qua forse mangio di F, guadagno un tempo sull'alfiere. Oh, sto attaccando questo, sto minacciando cose. Quindi potrebbe andarmi bene anche una variante del genere. In alternativa potrei anche giocare donna B3 subito, quindi prevenendo cavallo C4 e minacciando A5. Mi sembrano valide entrambe, ma cerchiamo di tenere più pezzi possibili. Perché devo permettere il cambio di questo cavallo per questo alfiere quando è una mossa flessibile come donna B3? Quindi donna B3 mi piace. E minaccio A5 adesso, e dopo A5 il cavallo dovrebbe andarsene in case... veramente brutte. Ok, A8 non ne parliamo neanche, ma anche D7 interrompe la pressione su D5. Penso che, vabbè, perde B7 banalmente o perde A7. Quindi sotto pressione il nero qua deve giocare con precisione per non andare a stare molto male. Sta già molto male. Cosa che mi piace della mia posizione è che ho tante mosse semplici. Torre D1, torre C. Addirittura fa cavallo D7 di sua spontanea volontà per arrivare in C5. Quindi mi sacrifica un pedone a tutti gli effetti, perché questo B7 me lo posso mangiare più o meno come voglio. Mangiamo B7. Ah, accettiamo la sfida, andiamo a darci sto pedone. Cavallo C5, donna per A7. Non penso che lui mi possa incastrare la donna in qualche modo. O forse sì, torre A8. La donna intrappolata. Au. Bella. Però ok, cavallo C5, allora semplicemente donna B5. Buonanotte. Ok, A5 è proprio la mossa di chi... ha perso il controllo della posizione totalmente. Non c'è niente da dire. Qua il nero ha veramente poco in cambio del pedone. Veramente poco in cambio del pedone in meno. Pare la logica di questa frase. Boh, cavallo B5, cavallo C7.
Vabbè, in realtà adesso che sono andato in vantaggio di un pedone posso tornare a casa con sta donna su cavallo C5, tornare indietro. E ok. Posizione più o meno pari come iniziativa, ma abbiamo un pedone in più e nel finale si farà sentire certamente, anche perché ok, il nero si è un po' liberato di un po' di pressione, ma non è riuscito a creare abbastanza. Quindi non vedo, ancora una volta, non vedo alternative a cavallo C5, ma l'avversario ha più volte dimostrato di potermi sorprendere con mosse più originali. Ok. Adesso io sono sopra i 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e devo cercare mosse di stabilizzazione, tipo alfiere B5, alfiere C6 è una manovra che mi piace tanto perché, ok, interrompe l'azione di questa torre nella colonna aperta, dà stabilità al pedone C, al pedone D e anche al pedone A, controlla un po' di case importanti. Oppure un'altra cosa che posso fare è anche banalmente cambiare i pezzi, proprio di una banalità sconcertante in questi giorni. Quindi facciamo i banali. No. Alfiere G4, alfiere D3. Posso metterla. Siamo sereni. Alfiere G4. Tra un po' si inizierà a correre. Sono stati lentissimi in questa partita. Poco più di 1 minuto a testa. E siamo alla 19ª mossa. Quindi appena fuori dall'apertura. Fiere per, donna per, fiere per. Abbiamo tutti i pezzi e vediamo chi vince il finale. Idea per te. Infatti, è il fiore 7, però il fiore 7 è qualcosina. Per esempio, provochiamo. Questa alfiere H6 non so se valga la pena di essere giocata, ma che no. Provochiamo alfiere F6, unica mossa giocabile. Ok, la principale funzione di alfiere H6 è proprio impedire F5, che era un po' il suo piano. Quindi facciamo torre D1, mossa utile, torre 8, e fin tanto che non minaccia niente, niente di serio. E forse D6, è il momento di farla, perché no? Donna D7, blocca la minaccia che era D7 con Porchetta Hausner. Ok. Cambio le donne. Ora il mio alfiere è in presa. Questa è una cosa da ricordare, certamente. Torniamo indietro. E ho il mio pedone in più ancora intatto. Quindi siamo contenti. Il cavallo sta bene in B5. D6 è ultra protetto. Qua posso cambiare altri pezzi. Non era necessario, ma tutti i miei pezzi stanno molto bene. Torre D5. E lui ha anche finito il tempo. Quindi adesso un paio di mosse precise. D7. Torre C8. Ok, ma sa che è persa qua dopo torre C8. E se torno indietro con l'alfiere, cambio. E pensavo di giocare torre 5, ma adesso mi sono accorto di torre 6. Quindi. Cavallo D6, prendo matto! No! No! Mi sono dimenticato di questo dettaglio. Che spazio. Ho preso il matto del corridoio come un babbo. Come un babbo. Infatti ho detto, ma perché non ho pensato prima a cavallo D6, eh? Ok, perché all'inizio avevo calcolato torre 5, però dopo ho detto torre 6. Presa, presa, cavallo D6, re per giocare cavallo B7 e spingere. E
E dopo re f8, cavallo b7, mi sono accorto che il re fa in tempo a difendere l'alfiere e qua... E qua non è più chiaro, cioè non è più chiaro se riesco a vincere, quindi... Ok. Qua semplicemente un'altra mossa, tipo torre c5. Ah, torre c5 vince subito. F8, torre c8, ok, c'è ancora un po' da lavorare in realtà, ma penso che sia... Vediamo cosa dice il computer, sono curioso. Potrebbe dare più 3 come potrebbe dare parità. Ok, torre 5 dice. Unica mossa che vince. Più 5 dice addirittura, torre 6. Vediamo cosa mi sono perso. Ah, bello. Ok. Io ho visto soltanto questo modo molto stupido di attaccare l'alfiere. Ma in realtà io posso attaccarlo anche da questa casa qua. Quindi su re f8, cavallo c6, attacco l'alfiere e impedisco re 7. Ok, questa è la cosa che mi è sfuggita. Questo è il modo clean di vincere. Va bene, dai. Andiamo a fare un'analisi veloce. Sono curioso di sapere qual è la mossa principale su questa cavallo c6, questa variante rara. E immagino io che sia rara, esatto. La quinta scelta qua addirittura. Cavallo c6, c4, questa è buona. Cavallo b6. Ah, ok. Quindi e6, che è una mossa interessante che valutavamo. È la mossa più giocata addirittura. F per... È una variante che assolutamente non conoscevo. E cavallo c3. Quindi... Un gambetto semplicemente di lungo termine, dici l'alfiere sta incastrato, avrai dei problemi qua, può stare. Io invece ho giocato l'alternativa principale che è e per d6 e d5, che non gioca nessuno, non so perché. 5 è buona. Cavallo e 5, alfiere 2, d6. Ok, posizione più 0,60, quindi niente da dire, un piccolo margine per il bianco, cavallo c3, rocco, alfiere 3, presa. E qua secondo me questa posizione è difficile per il... Alfiere f5 è la prima scelta del motore, fa sempre 0,50, un mezzo pedone di vantaggio. A4, torre c8, donna b3 è la migliore, ok, sono contento che... Abbiamo capito qualcosa. Donna per b7. A5. Donna b3. Cavallo c5. Donna d1. Ok. Sempre leggero vantaggio. Alfiere g4. Presa. Sempre più 1. Alfiere 7. Qua. E qua il bianco inizia a stare meglio davvero. Alfiere h6 è forte. Più 2. E... Ok, torre 8, d6, ok, qua inizia a essere pesante avere un pedone così di vantaggio per nulla. Alfiere per, torre per, torre c1, torre d5, mossa inutile, d7, alfiere per, torre c8, più 5, proprio per la variante che non ho visto in partita. Qua bisogna vedere torre 5... l'avevo vista, l'idea era giusta, soltanto che mi sono perso questo. Ho visto soltanto questo percorso qua del cavallo. Un po' superficiale. E qua c'è stata la perla, cavallo d6. Va bene. È tutto per questo video. Ci vediamo domani per il prossimo. Mettete like se vi è piaciuto. E commentatelo. Condividetelo, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi.